Ragazzi, buon godo ed incredibile, benvenuti nel secondo capitolo di Dark Deception. Mamma mia, non vedo l'ora di iniziare già a correre. Prima di iniziare, incredibile, concedetemi ovviamente di ringraziarvi per aver accolto con così tanto amore e godo i primi due episodi di Dark Deception sul canale e ovviamente anche gli shortsini che vedo che vi piacciono tanto. E mi avete detto delle cose molto simpatiche, ma soprattutto delle cose incoraggianti per un povero me. Siete stati carini perché non mi avete fatto troppi spoiler, però ci sono state quelle frasi sus che, come dire, mi si sono marchiate addosso, tipo odierai quel livello, preparati a correre, non hai ancora visto XYZ. Uno dei più belli, lo voglio dire, è stato odierai un livello perché avrai delle Miss Delight vibes, e io quando ho letto quel commento avrei voluto colpirmi con il mouse che ho qui davanti, ma non lo posso fare perché vi devo fare dei video incredibili e questo facciotto bello mi serve. È passata più o meno una settimana da quando ho registrato tutto il capitolo 1 e, come avete visto, a mente fresca io l'ho fatto il primo giorno, no? Però ci sono morto più o meno 15 volte. La cosa però che mi incoraggia è che mi avete confermato che tecnicamente la frase che ho detto io, che ci devono essere dei modi sus per riuscire a scappare, dovrebbe avere un senso positivo alla fine, quindi vedremo. Non mi avete fatto spoiler, siete stati tutti carini e coccolosi, incredibili. Sicuramente questa immagine che vedete a schermo di questa specie di bambina, io l'altra volta ho fatto la battuta che sembrava la figlia di Freddy Krueger perché c'ha le unghie incredibili, non promette nulla di buono, quindi probabilmente questo affare sarà il nemico del capitolo 2. Non promette nulla di buono, ragazzi, quindi che dovete fare? Molto bene. Allora, tra l'altro ho comprato di Dark Deception il pacchetto all inclusive, praticamente, che ci dovrebbe essere pure il capitolo 5 quando uscirà, e c'erano i saldi su Steam, l'ho pagato tipo solo 10€, quindi GG per me. Io farei riprendi e vediamo un po' come va la nostra avventura incredibile. Non so quanto durerà il capitolo 2, però insomma immagino durerà molto di più del primo. Allora, e lei non ci ha detto niente di nuovo. Certo, queste immaginette non promettono bene. Allora, abbiamo questa simpatica bimba che ci accompagnerà probabilmente per il capitolo 2. Ragazzi, io sono pronto e che il godo sia con me. 3, 2, 1, vai. Eccoci. Ah, non posso tornare indietro, fantastico. Good thing I'm here to help. Ah, ok. Go to the ring altar. I can unlock the power to boost your speed for brief periods. Oh, che il godo sia fatto. Allora, ragazzi, meno male. Quindi solo il primo capitolo bisogna farlo senza poteri? Ok. Meno male che lei ci ha salvato. Allora, parliamo un attimo della trama. È molto sus che lei in qualche modo è collegata a questo tizio sigillato, perché i poteri sono i suoi. Quindi è molto sus che lei ci aiuti, perché lei ci sta aiutando per farci reincarnare. Però qual è il suo guadagno in tutto questo? Che forse rivede il demone perché lei ha un legame col demone, quindi ci vuole usare a noi. Molto sus. Comunque, punti abilità 2. Posso comprarla? Premi... Ah, e per sbloccare. Ok, credo di aver sbloccato la velocità per 2. Ah, 8 secondi. Beh, ho 0 punti, quindi non posso fare altro. Ah, ecco, quindi quando rifarò le scimmiette a sto giro, perché mi avete detto che ci sono un sacco di segreti, che ovviamente li ho persi tutti, ma mettetevi nei miei panni, ragazzi, mi mettevo pure a aprire le porte, ci morivo 50 volte, però con la velocità e magari qualche abilità che mi dice dove stanno, potrebbe essere divertente anche rifare le scimmiette. Comunque, use it wisely. We'll work that out later. Wow. Ah, ok, ho due abilità QE. Ah, certo, è la stessa, perché è la stessa abilità messa in due slot diversi. Quando avrò due abilità, una sarà con Q e una sarà con E. Understandable, ovviamente. Va bene, ragazzi, partiamo con un po' di ottimismo. Lei, tra l'altro, ci ha aiutato. Va bene, ok, andiamo. Allora, mi serve l'abilità sus, immagino, per passare questa barriera sus. Pronti? 3, 2, 1. Yeah. Ok. Già come inizio mi tira su di morale. Elementary Evil. Che siamo in una scuola? Ammazza, ci ho indovinato.
Allora, io sono molto incuriosito della lore di questo personaggio, perché è un po' tipo Poppy Playtime, che tutti sanno tranne noi. Allora, noi abbiamo lavorato in un hotel, non sappiamo che è successo, e lì come incubo c'erano delle scimmie giocattolo assassine. Qui siamo in una scuola, lei ci ha detto, questo è stato l'ultimo periodo per il quale sei stato innocente, quindi poi abbiamo commesso qualche crimine sus, e c'è a quanto pare una bambina mostro Freddy Krueger. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo ucciso qualcuno? Però tutto questo è inquietantissimo e sus. Un'altra barriera. Sai cosa fare? E beh, per forza. Ok. Meno male che abbiamo un po' di velocità sus. Ma queste barriere ce le mette quel demone? Oppure ci sono di natura? Vabbè, sus. Ah, pure i tuoni ci stanno. Buongiorno. Ah, posso chiudere le porte qui? Figo. È un disegno quello. Ragazzi, anche peggio di quanto me lo potessi immaginare. Pretty boring lately. But you'll spice things up around here. All your secrets, all your mistakes, all your pain. That's what best friends are for, right? Ma quanto sei simpatica, bimba. Allora ragazzi, è terribilmente più inquietante di quanto si potesse immaginare da quella sagomina che ballava l'altra volta. Mi piace che parla, perché almeno, sai no, potrebbe dire delle frasi sus. Credo abbia fatto la battuta che, dato che noi siamo uno dei tanti che, come dire, prova a fare questi livelli, infatti le gemmine dovrebbe essere... Ogni gemmina un cadavere, giustamente ha detto tutti gli altri che ci sono stati prima di te sono stati noiosi, almeno tu mi farai divertire. Ecco, questa cosa, come dire, poteva anche evitarla. Ragazzi, vi giuro, ho scoperto adesso che premendo spazio tira fuori il pad. Ok, 283. Allora, come dire, qui ci sono pure le porte sus e degli ostacoli nuovi. Ok, però abbiamo la velocità, quindi... Ok, here I come. Ragazzi, le porte sono terribili, già ve lo dico. Ok, ci sono già un po' di power up. Ok, per adesso non sta andando malissimo. Ok, ragazzi, la mappa è molto più difficile dell'altra, cioè è molto più sus. Ok, per adesso troppo bene sta andando. Usiamo la velocità. Non so cosa fosse quella luce rossa, però l'ho persa. Andiamo sempre dritti. Ok. Ho trovato il finale praticamente, ok. Per adesso... Ok, lei si chiama Agatha. Ok, non me l'aspettavo di trovarmela lì. Allora, l'area è veramente grande, è molto grande. Lei è meno pericolosa per adesso perché zompetta? Sarà molto... Più che altro perché mi incastro tantissimo nelle pareti. Quindi, ai ai ai. Ah, ok, ho sentito dei rumori sus. Mi sa che mi conviene usare l'abilità in continuazione. Ok, veloci, veloci, veloci. Ok, no, 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 qua, 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 qua. Però mi sbaglio, cavolo, ritorno sempre qui. Ok, corri, 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 corri. Ho perso, male. Aia. Ragazzi, è difficilissimo. È una cosa completamente diversa rispetto al primo. Mi incastro con le strade, perché sono tutte strade sus. Ai 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 ai, ragazzi miei. C'è sta, è il primo tentativo, come potevo prendere. Vedi, mi incastro pure coi cosi. Cioè, come diavolo li trovo tutte le gemmine? Dove sono nascoste, scusatemi. Vabbè, scappiamo. Ragazzi, mi sono incastrato su un secchio. Avete visto? Mi sono incastrato su un secchio. Io ve lo dico, sarà lunga, eh. Io vi farò vedere come al solito qualche tentativo prima di chiudermici in maniera letale, però... Ecco, questa magari secondo me è la cosa che potevano evitare, però lo capisco che l'hanno fatto perché per farti soffrire. Io la parte in cui riarrivi al livello avrei saltata questa cosa, perché dopo che la vedi due volte, a me di rivedere adesso la bimba che mi fa la festa, come dire. E non posso neanche skipparla, è terribile. Ah no, posso skippare? Ah, ok, allora easy, ok, no, niente ragazzi. Here I come. Allora, cerchiamo di usarla in continuazione l'abilità, andiamo sempre dritti.
Agatha wants to play doctor. Quindi lei, oltre a fare le camminatine sus, si può teletrasportare. Allora, pensiamo. Devo usare la mia mente godosa. Allora, con le scimmie non avevo questo problema, perché loro erano tante, questa è una sola. Lei si teletrasporta, quindi ogni volta che sento la sua vocina terribile devo scappare al contrario? O mi si teletrasporta alle spalle pure? Amici, sarà una lenta tortura, ve lo dico. Una veramente lenta e non godosa tortura, perché più che altro mi incastro sulle cose. Questa... Ragazzi, ve lo dico, il fatto che io mi incastri sugli oggetti è veramente fastidioso, ve lo dico. There it is. The ring altar will always be found at the... Ma poi posso andarci? No, questa è la fine proprio. Posso fregarla in qualche modo? Ok, l'ho schivata in maniera abbastanza susso, devo dire. Niente, è velocissima, mamma mia quanto è veloce. Ragazzi, la sto prendendo a ridere, perché se la prendo in maniera seria viene da piangere. È anche peggio delle scimmiette questa forse, eh? No, vabbè, no, aspetta, peggio delle scimmiette, aspetta. Ci sono morto talmente tante volte con le scimmie che me le sono imparate a memoria. Qui non lo so, è una cosa diversa, nel senso... Questa non fa manco rumori. E poi la mappa è veramente un labirinto. Vabbè, ma ragazzi, è un delirio. Non riesco a pensare a una strategia sus in questo momento. Allora, sicuramente è più divertente delle scimmie, perché almeno posso skippare sta cinematica e partire subito. Allora, sicuramente devo imparare la mappa, e per imparare la mappa devo morirci 10 volte. Poi, lei si teletrasporta davanti a me ogni volta, quindi appena sento qualsiasi risatina devo andare da un'altra parte. Però, minchia, come le prendo le gemmine? Oh, calma, ragazzi, se ho capito come funziona... Ok, adesso lei si è teletrasportata, io l'ho sentita. Dove? Non lo so. Ok. No, mi sono incastrato, bimba, però. Ho perso. No, forse no. Allora, corre in una maniera indecorosa, ragazzi. Indecorosa. Allora, stanniamola un attimo, perché... Ah, ma non sei stannata? Come funziona sta cosa? Scusate ragazzi, se sto in silenzio è perché sto provando a concentrarmi un minimo. Meno che gli devo chiudere le porte addosso. Può essere. No, ragazzi, è un labirinto. E poi più che altro per avere una vita in più ne dovrei prendere tipo 150 in una botta. Ai ai ai, è difficile. 164, ragazzi, ma come fai? La mappa è veramente gigante. Allora, l'ho vista sto giro. Lo vedi, ragazzi, però torno sempre qui. Che palle. Cioè, torno sempre in sta stanza che lei mi ciula, che cavolo. Non riesco ad andare sotto le 160. Guarda, non ce n'è nessuna, ragazzi, guardate il radar. Quindi è una fuga così. Ragazzi, non ne sto trovando una, eh. Ma sono tornato all'entrata. Due, serio? Ma... Vabbè, ragazzi, ma non è possibile. Sì, vabbè. Devo andare dove c'è l'anello! E non mi ricorderò mai la strada. Allora, ragazzi, vediamo un po'. There it is. The ring altar will always be found at the heart of each. Ok, questa è la seconda parte. Ma quindi c'è un checkpoint, mi chiedo io? Ma io non credo proprio, ragazzi. Hai preso tutti i miei giochi, dato che non giocavo, qualcuno si allunga, ma non posso più giocare con te. Ok. Ah, peggio di quello che hai fatto fino a mo? Ragazzi, ma secondo voi mi ha salvato veramente? Ah, che bello queste manine che mi vogliono. Ma mi prendono? Sì, 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 ho capito, bimba, io devo correre sempre, ho capito. Via, 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 via. Via, 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 la sento, la sento, la sento. La sento da qualche parte. No, 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 no. Ok. Ora. Secondo voi, ragazzi, io non lo so. Non so cosa aspettarmi. Era impossibile che ci riuscissi con un tentativo. Allora, io prego il godo universale. Secondo voi, mi farà ritornare dall'inizio degli inizi o da questa seconda parte? Il mio cuore vorrebbe dalla seconda parte, perché se è così,
ogni volta e lui non mi ridà neanche due vite, veramente c'è da buttarsi da un ponte. Vediamo un po', ragazzi. Io ho molta paura che non sarà mai come spero io. Perché qui mi dice restart. Ma da dove restart? Ragazzi, non lo faremo mai allora. Cioè, io dovrei fare questo livello senza morire neanche una volta per averci le vite dopo. No, vabbè, ragazzi. Non è possibile. Non è difficilissimo, ma... cioè, ci sono stanze che ti bloccano. Cioè... non lo so. Ma arrivare con tre vite a quel livello dopo è impossibile. Ma come fai? 156. The ring barrier is still active. There must be more in another part of the school. Credo che il trucco sia usare la velocità solo quando te la senti proprio addosso. Altrimenti cammini, perché poi se tu la senti e non c'è la velocità, lei corre molto più di te. Ragazzi, ti prego, comportati bene con me. Sii una brava bambina. Mannaggia la miseria, capirai. No, vabbè, ragazzi, ma come fai? Ma come fai? Mannaggia la miseria. Per voi sarà divertente, per me sarà logorante. Mi prendo un caffè, mi lavo il viso con l'acqua gelida. Forse quando hai più stratagemmi, sai, no, velocità maggiore, il fatto che tu li possa vedere, magari li puoi stannare, diventa più divertente. Però all'inizio è brutto. Con calma e con il godo giusto, ragazzi, ve lo dico. Non ci posso pensare. Ragazzi, che cosa con voi? Ci vediamo quando riuscirò a battere questa ragazzina fastidiosa. Che dovete fare? Alla prossima.